Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Ragazzi, piccolo problema che è successo in live, connessione veramente schifosa. Continuiamo questa serie normalmente, cioè a video. Ragazzi, usciranno un bel po' di video alla veloce praticamente, sarà un upload continuo in questi giorni, prima del rilascio di Kingdom Hearts 3. Detto questo ragazzi, comunque, riprendiamo con la storia di Leon, che eravamo arrivati un pochino avanti sotto nella prigione. Ok, rieccoci qua. Comunque ragazzi, eravamo arrivati un attimo al ritorno qua sopra, che c'era anche morto Marvin o Mervin, non mi ricordo mai il suo nome. Eccolo qua, il povero corpo morto. Allora, noi avevamo aperto tutte le porte qua e in più con la mappa dobbiamo andare agli armadetti, perché abbiamo intanto mi sembra che abbiamo recuperato il rullino. Quindi ora col rullino possiamo finalmente fare un attimo di robe utili, cioè scoprire tutta la storia di del capo della polizia che ha fatto tutti i problemi. Prendiamo pure il rullino. E in più qua abbiamo anche un po' troppi item in realtà. Abbiamo l'attrezzo che ci serve per... a forma di manovella, forse ci apre un po' di roba. E poi abbiamo le scatole del componente elettrico per tornare poi nel parcheggio per aprire tutta la roba. È un macello attualmente. Allora, intanto vediamo un attimino, possiamo uscire da qua. Esaminiamo, vediamo un attimino se si può aprire. Ok, si può aprire. Cosa c'è all'interno? Ok. Ok, una chiave molto consumata. A posto, ok. Abbiamo una chiave, probabilmente si usa su una delle macchine al parcheggio. E come altri oggetti chiave abbiamo il pezzo di ricambio per i tasti, che ora lo prendiamo perché ci serve per aprire un po' di roba. Ci sono tutte le munizioni da prendere che ci servono. In più, qua non abbiamo più nient'altro che ci serve. Oltre a, ci prendiamo... sì, ci prendiamo delle piante per la vita. Ok, va bene, proviamo ad andare intanto per il rullino, a fare tutte le robe per il rullino. Vediamo un pochino se riusciamo a fare qualcosa. Oddio! Salve. No, mi ha visto! Ma subito mi ha visto! Oh mio Dio, cioè, ma non avevo fatto molto rumore, eh. Ah, Licker, come... no, ma qua è problematico! Mi insegue, mi insegue, mi insegue, mi insegue! Oddio, l'animazione è buggata così! Levati, grazie. No, no, zombie di merda! Non rompere. No, no, Licker! Fammi aprire! Usa! No, non mi... ho appena iniziato la run! Non rompete le balle! Devo riuscire ad entrare qua dentro. Vai! Apri, 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 apri! Ok. Dovremmo essere safe ora. Dovremmo essere safe. Questa chiave non ce l'abbiamo ancora. Ok. Calma e sangue freddo. La flashbang ci serve a qualcosa? Sì, ci potrebbe servire a qualcosa. Forse non credo per i Licker. Anche perché non hanno visione. Entra, mannaggia! Sono circondato. Quanti cazzo siete? Non ho colpi. Ok. Sì, vabbè, ma sono nella situazione peggiore, perché da una parte abbiamo i Licker nella stanza dopo e ho due colpi. Puoi crepare. Cazzo, non ho colpi. Sì, prendiamo il coltello. Ma che situazione veramente brutta. Oh, madonna, la granata in bocca. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno qui. Ok, wow, mannaggia, mi sono preso malissimo. Allora, questo è il 2 e il 2 ci serve perché ci fa aprire praticamente tutto. Sì, facciamo in questo modo, perché il tasto numero 2 è quello che ci serve di più, perché ci fa aprire praticamente un po' di roba qua dentro. E poi ci fa aprire tutti i locker qua, se non sbaglio. Sì, perché sono tutti due... L'unico che ci serve veramente è questo, perché è quello con la borsa. 205, ok, apriamo. 208 sono... ok, proiettili del pompa subito. 208, allora. 2... 208, conferma. Perché non ha aperto? Perché non ha aperto? Perché non ha aperto? Non riesco a capire. Vediamo un pochino. Allora, 2, 0, 8. Ah, enter, ok. Ok, l'ha aperto. Ok, 207 vuoto. 205 mi sembra che era vuoto anche quello. Intanto prendiamo sti colpi del pompa perché ci servono... No, non so quanti danni possono fare al Licker, però siamo a 0 colpi di tutto, almeno 3 colpi del pompa, no? 203 non lo possiamo aprire e gli altri sono inutili. Ok, di qua invece abbiamo l'102. Abbiamo... l'102 ci può servire che c'è la roba per i colpi. Qui invece abbiamo l'106, che non riesco a capire cosa sia. Va bene, apriamo intanto. Allora, vediamo un po'. 106... Enter. Ok. E poi abbiamo l'102. 102. Enter. Ok. Ci ha aperto un po' di roba. Va bene. Vediamo un pochino cosa c'è. Allora, questa è la polvere da sparo. La possiamo prendere perché comunque i colpi li creiamo, quindi... 106 che cos'è? Ah, un altro rollino... Ah, un altro rollino da cosare. Alla stanza delle prove... Il problema è uscire da questa stanza, stando tranquilli, perché c'è un Licker lì davanti a noi. E in più non mi ricordo dov'è la stanza delle foto. Infatti dalla mappa dove diavolo era. Ok, io sono qua agli armadietti. Ah, ok, qua. Mamma mia. Ok, apriamo la porta con calma. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. State lì dietro, non mi rompete le scatole. Ok, finché mi muovo... Mi inseguono. Ok, sì. Però vanno lenti. Ok, dovremmo essere safe. È già tanto. Ok. Calma e sangue freddo, ce la possiamo fare. Salviamo. Che quella è la cosa importante, salviamo. Allora, vediamo un po'. Abbiamo i 2 rollini da usare. Usa. Foto ricordo. Ok, abbiamo il libro con il cuore, sembrerebbe, una roba del genere. Ok, e in più abbiamo... Armadietto 3F? E dov'è l'armadietto 3F più che altro? Qua dove andiamo? Mannaggia quante chiazze di sangue. C'è un Licker. C'è un Licker. È qui da... Calma. No! Come ha fatto a vedermi? Questa chiave ce l'ho, questa chiave ce l'ho! Io non capisco come fa a vedermi. Entra! Mannaggia te! Maledetto. Cosa c'è? Cosa sono venuto a prendere? Dei colpi? Che cazzo mi servono i colpi? Calmo. No, non sto capendo. Qua cosa c'è? Oh no. Qua c'è l'odio. Ma vabbè, la dobbiamo aprire, apriamola con calma. Ok, è aperta. Sono odiosi ste cose. Mi fanno abbastanza incavolare. L'altro... Ok, possiamo aprire tutto ora. Dobbiamo solo tornare laggiù e ho poca vita. Sì, lo devo usare. Va bene, andiamo. Tanto è qua fuori che ci aspetta. Dove è andato? Questa si apre? Ok, si apre. A posto. Ah, era questa porta. Buono, siamo alla libreria. Quindi in questo modo possiamo anche recuperare il libro speciale. Qua abbiamo la mappa dei piani superiori. Va bene, prendiamola. Ok, perfetto. E qua invece abbiamo il libro rosso. Andiamo a prenderlo. Solo devo capire esattamente dov'è. Ciao, 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 ciao. Dov'è? Libro rosso. Lo mettiamo qua. Vediamo un attimino, esamina. È questo per caso? Sembrerebbe questo il libro che dobbiamo dare alla statua. Salve, addio, non rompete. Ok. Poi incasinato attualmente, mi sto perdendo molto, eh. Ok ragazzi, direi che è arrivata l'ora di andare ad aprire quella... di finire l'enigma della statua, più che altro. Abbiamo anche la foto dove c'ha in mano il libro, quindi probabilmente è questo. Il vero problema che noi abbiamo ora è che prima o poi comparirà il mostro a romperci le scatole, e lì sarà un problema. E da una parte Claire ha tipo il lanciagranate, tutte le cose belle, fighe. Dall'altra abbiamo Leon che è un po' più problematico. Che non ha in realtà la storia più facile, eh. Quella è la questione, la storia più facile. Ok, con questo apriamo... Ok, lo apriamo dopo. Prima facciamo la statua. Prima facciamo la statua perché io so cosa sta per succedere, me lo aspetto. Ok, tu, combina. Braccio sinistro con il libro, ok. Glielo diamo. Ok. E mi offri... Sì? Cosa c'hai? Cosa ci faccio con questo? Lo scettro. Cosa ci faccio con lo scettro? Vabbè. Ok. Direi che è l'ora di aprire quella porta. Prepariamoci allo sclero. Quanti colpi ho? Sono veramente pochi per andare avanti. Carichiamo sta pistola. Gli unici 12 colpi. Andiamo, usa. È brutto. Molta paura ad aprire questa porta. Devo essere sincero, ho molta paura ad aprire questa porta. Ok. Salve. Pompa la mano, prima di tutto. Pompa la mano. Ok. Questa... No, questa non la possiamo aprire ancora. Ci manca la chiave, è vero. Ok. Non ho tanta voglia di andare avanti qui, ve lo dico. Non ho tanta voglia di andare avanti. Ho paura. Sinceramente paura. Ok. Proiettili. Una flashbang. Che poi in realtà ci servirebbe la flashbang. Non fa schifo, per l'amor di Dio. Serve, però... Salve! C'è qualcuno? Oh, t'ho visto, non ho voglia di sprecare colpi. Ma è ancora in vita! Cioè, dopo un colpo alla testa col pompera in vita. Questa è la chiave a cuore, non ce l'abbiamo ancora. Questo manovella... ce la dobbiamo prendere. Sì. Più che altro come... sì, due spazi, sì. Vabbè, deve stare qua. Poco da fare. Questo è chiuso. Niente, qua sopra non possiamo fare altro. Sì, ciao zombie. È stato bello. Arrivederci. Cambiamo zona a questo punto. Via. Qua si può aprire? Ok, qua si può aprire. Va bene. Vediamo un po' cosa fare qua. Che succede? Oddio. Non posso più risalire di qua. Oh, Leon. Sei veramente sfigato, poco da dire. Ok, quindi? Vabbè, è bella situazione, quindi? Qua, mi sa che mi serviva quella flashbang. Mi serviva quella flashbang. Mi serviva quella dannata flashbang, lo so. L'ho sprecata... Ok, ho molti colpi del pompa, non ho roba esplosiva. In questo momento sento che mi serve roba esplosiva. Non so il perché, ma mi serve. Che cos'era quel verso? Ok. Qui, cavolo, ci serve. Combiniamo. Dai, no, non si può combinare. Cosa? Ma non posso buttare niente. Il coltello, ma ci serve contro gli zombie. Non posso buttare niente. Che cos'è sto rumore? Uè, salve! Salve! Che volete da me? Muori! Sì, vabbè, è incredibile che non vanno giù con 28 colpi, Bastardo. Ok. Giriamo questo. Vabbè che c'è la porta aperta, andiamo. Cosa c'è qua dentro? Un'altra porta? Oh, una porta col salvataggio. Che cos'è? Oh, la chiave verde. Ok, prendiamo la chiave verde. Io direi che però per ora possiamo metter via la chiave della polizia, perché non siamo al parcheggio e siamo lontanissimi dal parcheggio. Quindi a quel punto lasciamolo lì. Abbiamo due cure. Dai, siamo pronti, andiamo. Altra roba da raccogliere. La polvere da sparo, sì. Più che altro la ributtiamo dentro nell'inventario che non ci serve ora. La teniamo lì, la mettiamo in deposito, prima o poi la andiamo... Che cosa sono sti brutti numeri? Cavolo, ti sei già rialzato, seriamente. Seriamente si è già rialzato. Va bene, ok. Senti, non ho nulla da dire. Vabbè, in realtà posso ancora subire un colpo, quindi andiamo. Ok, possiamo spegnere questo, l'aereo. Cosa c'è là? Colpi? Ok, prendiamo. Ho paura di quello che sta per arrivare adesso. Cavolo, gli ultimi colpi, veramente. Sono a secco di tutto, raga, è incredibile. Ok, usiamo. Ok, salve. Andiamo, raga. La possiamo combinare? La vedo dura, eh. No, infatti, non possiamo combinarla con niente. Va bene. Oh, no! Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Salve. Salve. Cristo santo, Cristo un cazzo! Lo devo buttare giù, come cazzo faccio? Non ho granate. Quanti colpi li devo tirare? Dai, esci da sta porta. Esci da sta porta. Ok, è stannato. Corriamo. Non esiste ora che ci fermiamo. Sì, sì, Leon, ce ne dobbiamo andare e dobbiamo correre veramente. Ok, ora è un macello giocare a questo gioco. Ora praticamente è una bomba che continua ad andare. E suona sempre e ogni tot arriverà lui a romperci il cazzo. Che situazione di merda, veramente una situazione di merda. Ok, allora, prima cosa, usa, ok. Ora diventa bello il gioco, ora diventa veramente bello, soprattutto nelle zone piene di licker. Soprattutto nelle zone piene di licker questo gioco ora diventa divertentissimo. Andiamo. Prendiamo questo. Qua non abbiamo niente ora da prendere. L'unica cosa che possiamo prendere... No, niente. Sì, no, in realtà possiamo prendere cura, perché non ne abbiamo. Dobbiamo passare dalla zona piena di licker. Sì. C'è poco da fare ora. Anche perché la mappa, vediamo un attimino... Abbiamo ora da aprire la porta, se trovo la zona. Dovrebbe essere una zona qui, ecco l'archivio. Apriamo l'archivio con la porta di fiori, ok. Dobbiamo andare di qua e stare calmi perché tanto ci inseguirà sempre quel mostro. E non usiamo il pompa. Dove sei? Sei qui, Licker? Sei qui? Sei qui? Oh, non è qui. Ma vaffan... Mi hai fatto spaventare abbastanza. Non ci sono i licker, a posto. Andiamo, apriamo. Ok, calma. Cosa abbiamo qui? Polvere da sparo inutile. Altri oggetti, altri oggetti. Cosa ci serve? Che cos'è stata quella La granata ce la dobbiamo portare per forza. Per forza, la granata è nostra. Sì, direi via il coltello. Non ci serve attualmente. Scarta, sì, via il coltello, prendiamo la granata. E soprattutto noi ora ci serve spazio per l'oggetto lì. Non posso buttare via i colpi. Sì, quelli della pistola posso buttare via, è l'unica cosa che posso buttare via. Mannaggia sto gioco. Ok, l'attrezzo lo abbiamo. Questa porta però non la posso aprire. Va bene. Usciamo! Madonna, mi ha quasi preso. Beh, almeno i licker qua non ci sono più. O almeno sembra. Ciao. Lasciami passare, grazie. Lasciatemi passare, ma quanti cazzo siete? No, ho sprecato la granata. No, ho sprecato completamente la granata. Mannaggia. Che casino fanno? Corro! Apri! Mannaggia te! Ok. Usiamo il tasto. Apriamo tutti i locker che ci servono. Regà! 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 È qui! Ok. Oh, abbiamo un piccolo problema. È arrivato il mostro. Ho sentito i passi. Io devo prima aprire la roba qua dentro. Ah, appena aperto la porta, sta per passare qua davanti. No, che palle, volevo prendere il borsellino. Mi serve uno spazio in più. È lì. È qui di fianco a noi. Non vuole morire. Ma dai, basta, ma devi andare a fare in culo, veramente. Ok. Sì, vabbè, dai, sì. Senti, sei immortale, sei un cagacazzo. 203. Come sfruttare il gioco fatto in un modo. 203. Enter. Ok. Via. Mi ha tirato il pugno da... Aiuto! Cioè, dai, ma come cazzo devo fare? Ok, borsello. Come cazzo devo fare adesso? Abbiamo due spazi in più, abbiamo delle cure. Come cazzo scappo da lui? Dai, non è... Ti prego, stai giù. Ok. E come scappo ora da... Sì, ciao! Apri porta, mannaggia santa. Quella porta? Ok, è aperta. Mannaggia santa, se mi devo prendere male. Apri. Ok. Sì, ho finito i colpi anche. Ho rifinito i colpi del pompa. Io come cavolo lo abbatto la prossima volta? Bene ragazzi, comunque direi che per questo episodio di Resident Evil 2 è tutto. Abbiamo avuto dei problemi con quel mostro rompiscatole. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatemelo vedere, lasciate tanti bei mi piace, commentate, iscrivetevi. Vi ricordo anche che potete seguirmi sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram e sulla pagina Twitter. Tutti i link sono sotto in descrizione ragazzi. Vi ricordo che sono in live alle 21 quasi ogni sera sul canale Twitch. Andate a mettere il follow, link in descrizione anche per quello. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo episodio di Resident Evil 2. Ciao a tutti ragazzi.